usato per fare allenamenti, l'hanno usato per 4 o 5 utilizzi. Quando poi l'hanno è arrivato a fine vita, l'hanno semplicemente avviato a compostaggio, perché il legno è una materia ad alto contenuto di carbonio e il carbonio è fondamentale quando si deve fare compostaggio. Un buon compost è in equilibrio fra carbonio e azoto. Quindi avere del legno come questo, non verniciato, è fondamentale per fare un buon compost. È un ciclo virtuoso, cioè un materiale usato tante volte, semplicemente non verniciandolo, ridiventa compost e chiude il ciclo. Allora, questo è il posto dove siamo andati, è la discarica dei Salanetti del comune di Capannori, dove siamo andati a fare un sopralluogo col centro di ricerca. Perché chiaramente noi partiamo dal residuo, noi diciamo che ci deve. Se c'è qualcosa che è andato qui, vuol dire che c'è un errore di progettazione. E infatti un errore di progettazione ne abbiamo trovati tanti, perché per esempio le scarpe da tennis che magari molti hanno ai piedi, quelli sono un errore di progettazione clamoroso, perché sono molti materiali tutti insieme, incollati, quindi non si possono riciclare, non si possono dividere e quindi vanno a finire lì, nuove. Poi c'erano vestiti, giocattoli, anche quelli nuovi, però magari stando lì si sono sporcati. Se ci fosse stato un centro di riparazione e riuso come quello che abbiamo visto prima, tutta questa roba in discarica non ci sarebbe andata. Abbiamo trovato le capsule del caffè. Io non so quanti in ufficio di voi hanno le macchine del caffè, quelle che vanno con la capsula di plastica. Allora, la capsula di plastica del caffè è un'aberrazione dal punto di vista della gestione dei materiali. Cioè, per prendere un caffè bisogna imballarlo in una capsula di plastica che pesa 20 grammi, quindi pesa più la plastica del caffè che c'è dentro. Dopo questa plastica dentro c'è il filtro di carta, è imbustata in un polimateriale, quindi alluminio e plastica insieme che non si possono separare. È una cosa veramente scandalosa. Ecco, quindi questo è un esempio di un materiale di un impianto di selezione per i residui da demolizione delle macchine, perché praticamente una volta che avete portato la macchina a demolire, avanza. Se non opportunamente trattato, appunto, avanza tutta la frazione leggera, cioè tutto quello che non è metallo. Però dentro questa frazione c'è ancora poliuretano, c'è plastiche di vario tipo, c'è tessuto, c'è vetro, c'è gomma, c'è metallo, rame, i cavi elettrici, cioè sono tutte cose che non vengono recuperate. Bene, questi signori lo vogliono bruciare. Ma questa azienda che abbiamo trovato a Milano praticamente riesce a recuperare fino al 90% di quello del residuo della rottamazione, della frazione leggera. Andiamo avanti. Ecco, vabbè, questo è il fatto ricordo. Il discorso per quello che avanza, per quello che è difficilmente riciclabile, esistono centri come il centro di riciclo Vedelago che riescono a separare anche le frazioni difficilmente riciclabili. Quindi anche questo sarebbe una cosa da fare prima di pensare all'inceneritore. Anche questo qui, per esempio, è un centro che dice che non riesce a stare dietro alla richiesta di materiali che ha. Quindi perché non farne uno anche qui da noi, con la penuria di lavoro che c'è? Ecco, questa è una cosa, diciamo, importante, che è una cosa proprio che ci sarà domani. Noi ci dicono che siamo ideologici, che cercano sempre di buttarla in politica, cercano sempre di trasportare l'attenzione da qualche altra parte rispetto a dove dovrebbe stare. Questa è un'iniziativa del PD della Versilia. Allora, loro hanno provato cosa vuol dire avere un inceneritore sulla loro pelle, perché l'inceneritore di Pietrasanta l'hanno sequestrato pochi mesi fa
e ci sono quattro procedimenti penali in corso: inquinamento delle acque, traroccamento dei dati sulle emissioni, inquinamento dell'aria, cioè era una cosa proprio che non si poteva andare avanti in quel modo. Quindi questi amministratori hanno capito cosa vuol dire avere un inceneritore e hanno detto basta, mai più, noi non vogliamo mai più un inceneritore nella nostra zona. Quindi hanno capito che dovevano fare un'altra strada, e fare un'altra strada vuol dire andare verso rifiuti zero, ma non è un'utopia. Loro stessi lo dicono, rifiuti zero in Versilia è possibile. Quindi se è possibile da loro, perché da noi no? Quindi è una cosa che vi fa capire che i rifiuti non siano una cosa ideologica e non siano una cosa che è di destra o di sinistra. I rifiuti sono una cosa che bisogna farci i conti tutti i giorni, tutti. Ecco, questa è un'altra, è un'ultima cosa. Il 20 e il 21 novembre a Capannori si terrà il primo seminario nazionale per la ricerca sui rifiuti e la promozione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale. Lì all'entrata abbiamo lasciato qualche volantino, è un'iniziativa aperta a tutti, quindi chiunque può venire, ci cercheremo, diciamo, di interagire un po' fra esperti, ci saranno esperti di tutti i tipi. Ci sarà Roberto Cavallo, ci sarà Paul Connett, ci sarà Diego Giancristoforo, che è titolare appunto della Green Fluff, ci sarà sto cercando di vedere, vabbè, Rossano Erconini, Pietro Angelini dell'F Corta, insomma cercheremo di condividere un po' le ricerche che abbiamo fatto finora. E niente, io vi ringrazio, vi saluto e passo la parola a chi? Praticamente queste sono le cose che abbiamo detto fino ad ora. Se Dio vuole le leggi di natura non cambiano, di conseguenza le cose sono le stesse che abbiamo detto anche nell'ultima assemblea a Castelfranco. Qualcosa però è cambiato, questa è partito, come tutti voi sapete, il processo partecipativo. In contemporanea è partito anche in pompa magna la pubblicità dell'NSE col beneplacito del presidente della regione. Insomma, ci sono tutta una serie di novità sulle quali forse possiamo fare, cioè sicuramente facciamo un appendice che aspetta. Allora, buonasera, vado brevemente a presentarmi il lavoro che ho fatto. Praticamente ho cercato di capire chi finanzia la NSE Industry, che sarebbe la ditta che costruirà l'inceneritore di Castelfranco. Allora, per il possibile, tutte le informazioni che io ho reperito sono da articoli di giornale e da internet, quindi anche voi potete andare a verificare. Ora un attimo. Ok, allora, questo è un comunicato stampa congiunto della 360 Capital Partners e della SICI, Sviluppo Imprese Centro Italia. Questi due soggetti sono dei fondi di investimento, e andiamo a leggere cosa dicono. Allora, il fondo 360 Capital Partners investe insieme a Toscana Innovazione in NSE Industry, la ditta di Empoli che costruirà l'inceneritore, con l'obiettivo di creare il leader europeo nel settore della termovalorizzazione e smaltimento di rifiuti industriali. Quindi, la 360 Capital Partners che è una società specializzata nell'investimento in venture capital e per l'innovazione e delle start-up. Toscana Innovazione è sempre un fondo di venture capital toscano gestito da SICI, dopo vedremo chi è SICI, che insieme hanno investito 2 milioni e mezzo di euro in NSE Industry. Questi 2 milioni e mezzo di euro serviranno per finanziare la costruzione dell'inceneritore di Castelfranco di sotto. Ok, allora cerchiamo di capire cos'è un venture capital, ovvero cosa fanno questi due fondi.
Allora, io sono andato su Wikipedia, cosa molto semplice, e ho visto che allora, Venture Capital è l'apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in settore ad elevato potenziale di sviluppo. Nella maggioranza dei casi, i fondi necessari sono erogati dal limited partnership holding in aziende che per natura dell'attività e stadio di sviluppo non risultano finanziabili da tradizionali intermediari finanziari, cioè ad esempio le banche. Quindi l'investimento di queste venture capital si caratterizza per i seguenti elementi, cioè investire in idee imprenditoriali particolarmente promettenti e in società in start-up, cioè start-up significa nelle prime fasi di vita, come accade in questo momento per l'NS Industry di Empoli. E quindi questi fondi vengono erogati senza che non siano ancora stati apportati prodotti o servizi e quindi non sapendo proprio se ci sarà un ritorno economico. Ecco, a fronte di questo rischio, non sapendo se ci sarà il ritorno del capitale investito, in futuro si aspettano di ricavare un grande rendimento economico che si aggira su circa il 27%, cioè quindi un ritorno economico parecchio elevato. Ok, andiamo avanti e vediamo chi sono i principali investitori del fondo 360 Capital. Questo io l'ho trovato sul sito della 360 Capital, che è una società europea. E andiamo a vedere CDC Enterprise della Francia, Fondo Europeo Investimenti, AGF del gruppo Allianz, Gruppo Banca Intesa San Paolo, che, della quale fa parte a Cassa Risparmio di Firenze, Gruppo Banca Sella, Gruppo Generale, Credit Suisse, Partners Group e via, e altre ancora. Ci sono veramente un sacco di banche e di altri fondi. Ecco, questo fondo ha previsto 1,5 milioni di euro di investimenti per la costruzione dell'inceneritore Castelfranco di Sotti. Vediamo adesso chi sono i principali investitori del fondo SICI Toscana Innovazione. Allora, con il 31%, quindi azionista di maggioranza, la FIDI Toscana. Poi abbiamo il Monte dei Paschi, la stessa banca Cassa Risparmio di Firenze e la Cassa di Risparmio di San Miniato, poi altre... Prato e Banca Etruria. Ecco, questi hanno messo 500.000 euro per costruire l'impianto di Castelfranco di Sotto. La FIDI Toscana, io sono andato a vedere sul sito, ci sono veramente tantissimi soggetti dietro, da enti, comuni, province. Io qui ho riportato solo quelli che ci interessano a noi. Allora, vediamo che la Regione Toscana è sempre l'azionista di maggioranza. Poi abbiamo di nuovo la Cassa di Risparmio di Firenze, la Cassa di Risparmio di San Miniato un'altra volta e di nuovo la provincia di Pisa. Ok, andiamo avanti. Allora, io con tutte queste informazioni ho cercato di metterle su uno schema, perché altrimenti rischiavamo di non capirci assolutamente nulla. Allora, vediamo, abbiamo l'NS Industry che costruisce l'inceneritore di Castelfranco di Sotto, che lo vende a alla vostra Recycling di Castelfranco. Questo progetto di inceneritore è stato realizzato in collaborazione con il Consorzio Pisa Ricerche e l'Università di Pisa. Allora, abbiamo 360 Capital Partners che investe 1,5 milioni di euro per realizzarlo. Abbiamo la SICI con 500.000 euro. Quindi abbiamo visto che SICI è partecipata in maggioranza dalla FIDI Toscana. Quindi vediamo la Cassa di Risparmio di Firenze, che è un po' da tutte le parti perché finanzia sia FIDI che SICI, e tramite il gruppo Intesa San Paolo, della quale fa parte, è presente anche 360 Capital Partners. Quindi diciamo che è esposta ovunque, quindi il ritorno economico, diciamo, l'avrà da tutti i fronti. Poi abbiamo di nuovo la Cassa di Risparmio San Miniato, anch'essa presente in FIDI Toscana e in SICI. Poi la stessa Regione Toscana, che partecipa a FIDI e SICI, che allo stesso tempo, guarda caso, possiede una quota anche nel Consorzio Pisa Ricerche, che ha sviluppato il progetto dell'NS Industry.
Stessa cosa per la provincia di Pisa, partecipa in FIDI Toscana e anche essa ha una quota percentuale nel